Io vi presento la relazione che portai all'ECA a Lione nel marzo del 2019 riguardo le modalità di fallimento delle protesi monocompartimentali e la loro revisione a protesi totale. La quasi totalità delle casistiche delle protesi monocompartimentali moderne riporta tassi di sopravvivenza di queste ultime a 10 anni maggiori del 90% e cominciano a comparire in letteratura anche numerosi studi riguardo casistiche di tassi di sopravvivenza a 15 e 20 anni. Nonostante ciò, i registri ancora mostrano un tasso di revisione relativamente alto e fallimenti, soprattutto precoci, delle protesi monocompartimentali, specie se paragonati a quelli delle protesi totali. I fallimenti delle mono presentano delle caratteristiche piuttosto distintive e sono dovute spesso a indicazioni non strettamente corrette, errori chirurgici ma anche errori di concetto, chirurgo che ha eseguito l'intervento e una relativa semplicità nel convertire una mono a totale. Le cause di fallimento delle mono sono piuttosto numerose, come potete vedere, cercheremo di elencare quelle principali. Sicuramente la lussazione dell'inserto è la principale complicanza delle protesi monocompartimentali a piatto mobile. Possibili cause sono il malposizionamento delle componenti, degli spazi in estensione e/o in flessione non bilanciati, instabilità dovuti a lesione, iatrogeno o meno dei collaterali o a mobilizzazione di una componente e conflitto dell'inserto con osso adiacente o con le componenti protesiche, ovviamente soprattutto quella femorale. Le lussazioni sono particolarmente comuni nelle monolaterali perché il collaterale laterale è più lasso in flessione rispetto al collaterale mediale. Riguardo il collaterale mediale, ricordiamoci come insieme al crociato rappresenti la struttura principale nel determinare i gap in estensione e in flessione e quindi la stabilità di una protesi monocompartimentale, tale per cui nelle mono il release non deve essere mai eseguito. Per quanto riguarda la mobilizzazione asettica meccanica, l'incidenza di quest'ultima si è molto ridotta negli ultimi anni, grazie a strumentari sempre nuovi e a design protesici sempre più moderni. Possibili cause sono malallineamento delle componenti, una scarsa correzione della deformità preartrosi dell'asse meccanico dell'arto. Lesione degenerativa o meno del crociato anteriore e uno sloop tibiale eccessivo. Fattori di rischio per mobilizzazione asettica meccanica sono una giovane età, l'obesità, una eccessiva deformità in varo preoperatoria, mono a piatto fisso e design all poly. La progressione invece del processo artrosico sui compartimenti non protesizzati rappresenta una delle principali cause di fallimento delle mono moderne, sia a piatto mobile che a piatto fisso. Possibili cause sono ovviamente indicazioni non corrette, una eccessiva correzione dell'asse meccanico preartrosi originario, quindi con un overload sul compartimento controlaterale, malattie infiammatorie sistemiche croniche e, ad esempio, una componente femorale eccessivamente grande che quindi potrebbe danneggiare la cartilagine rotulea. L'usura del paludilene è una complicanza relativa alle mono a piatto fisse, questo per la scarsa congruenza dell'inserto in polietilene. Questa complicanza generalmente si verifica dopo gli 8 anni e conosciamo benissimo quelli che sono i meccanismi cellulari e molecolari di questa complicanza. L'usura del polietilene può essere accelerata da un malposizionamento delle componenti, da una insufficiente correzione della deformità preartrosi,
da tecniche particolari di manifattura e sterilizzazione del polietilene e dallo spessore del polietilene inferiore a 6 mm e, come dicevamo, alla ridotta congruenza del design dell'inserto in polietilene. L'infezione ha un'incidenza ovviamente più bassa rispetto a quella delle protesi totali e si aggira intorno allo 0,2%, e la bassa incidenza di questa complicanza è legata all'approccio mini-invasivo e ai ridotti tempi chirurgici che presenta una protesi monocompartimentale e soprattutto anche a un minore danno alle strutture adiacenti con risparmio dell'osso e delle strutture legamentose sane. Le fratture per i protesiche interessano quasi esclusivamente l'emipiatto tibiale protesizzato per un'aumentata pressione e carico applicato sulla tibia prossimale dovuta ad esempio ad una mancata correzione della deformità preoperatoria. Al contrario, le fratture per i protesiche del condilo femorale sono piuttosto rare e generalmente post-traumatiche. Infine, ma non per importanza e percentuale di incidenza, è il fallimento dovuto al dolore non spiegato, che è una complicanza molto più comune delle mono rispetto alle totali. Probabili e possibili cause sono corpi mobili intraarticolari, presenza di cemento in eccesso, rottura del menisco controlaterale, fallimento misconosciuto dell'impianto e sindrome regionale cronica dolorosa dovuta spesso ad un aumentato carico sulla tibia prossimale che causa un rimodellamento osseo, che si verifica soprattutto negli impianti all-poly. La revisione di una mono, dipende dalla tipologia, dalla modalità di fallimento e ovviamente dalla gravità e dalle conseguenze del fallimento stesso. Nonostante siano diverse le opzioni di trattamento, più del 90% delle mono fallite viene convertita a protesi totale di ginocchio. Quali sono i punti chiave di una conversione di una mono in totale? Sicuramente l'accesso chirurgico, quindi il tipo di artrotomia, la rimozione delle componenti, la gestione dei difetti ossei e di un'eventuale instabilità. Per quanto concerne l'esposizione articolare, generalmente non sono necessari gesti particolari e un accesso tipico di una protesi primaria può essere eseguito senza bisogno di quadriceps, nips o plastiche a V, né tantomeno di osteotomia della tuberosità tibiale. La rimozione delle componenti protesiche è generalmente piuttosto semplice e necessita soltanto di piccoli osteotomi o delle lame sottili. Per quanto riguarda invece la gestione dei difetti ossei, c'è da considerare la possibilità che la conversione di una mono in totale possa necessitare di strumenti che generalmente utilizziamo nelle revisioni di ginocchio, come blocchi motallici, innesti ossei e steli di estensione. Questi ovviamente soprattutto sulla tibia, perché generalmente i difetti femorali residui sono piccoli e contenuti e non necessitano appunto di essere gestiti in maniera particolare. È possibile valutare preoperatoriamente l'eventuale necessità di un augmentation sull'emipiatto tibiale. Si traccia sulla radiografia preoperatoria una linea perpendicolare all'asse tibiale meccanico, 10 mm sotto l'interlinea articolare del compartimento non protesizzato. Ebbene, se questa linea include la componente tibiale fallita, allora generalmente non è necessario nessun tipo di augmentation. Al contrario, se il difetto è maggiore di 10 mm, allora il chirurgo può scegliere tra un blocco metallico, che è la soluzione che noi preferiamo, un innesto osseo o uno spessore di polietilene maggiore. In questi casi, generalmente è bene utilizzare dei piccoli steli di estensione sulla componente tibiale.
Infine, sempre per quanto concerne la gestione dei difetti ossei, ricordiamo che quando si rimuove la componente femorale della protesi mono, residua ovviamente un momentaneo difetto osseo del condilo femorale posteriore che può rendere difficoltosa la gestione della rotazione della componente femorale della protesi totale successiva. Di conseguenza, il consiglio è quello di cercare di stabilire la corretta rotazione della componente femorale della protesi totale prima di rimuovere la componente femorale fallita della mono. Se questo non è possibile, si ricorre tranquillamente a quelli che sono l'asse transepicondilare e o la linea di Whiteside. Passando invece a quella che è la gestione dell'instabilità, sappiamo benissimo come il grado di vincolo di una protesi dipenda dall'integrità dei legamenti collaterali, nel caso delle mono soprattutto il legamento collaterale mediale, e la gravità del difetto osseo, nel caso appunto della mono, soprattutto l'emipiatto tibiale. C'è da dire che l'instabilità è raramente compromessa in una mono che è andata incontro a fallimento, tale per cui quasi sempre è possibile utilizzare degli impianti primari con o senza sacrificio del crociato posteriore. C'è da dire che noi, in presenza appunto di conversione di una mono in totale, preferiamo utilizzare sempre degli impianti postero stabilizzati. A volte, comunque, seppur raramente, si rendono necessari degli impianti a vincolo maggiore. Questo quando si verifica una insufficienza dei collaterali, una instabilità dei tessuti molli in generale e quindi l'impossibilità di poter bilanciare gli spazi in estensione e in flessione. In questi casi noi preferiamo utilizzare degli steli di estensioni di dimensioni maggiori. In conclusione, la conversione di una mono in totale potrebbe essere più complicata rispetto ad una protesi totale primaria, con risultati spesso inferiori. Dipende dalla tipologia di fallimento e dalle conseguenze del fallimento stesso e, non ultimo per importanza, da quanto conservativo era stata la procedura primitiva. E ricordiamo come in una conversione di una mono in totale spesso blocchi metallici sulla tibia o innesti ossei e protesi a conservazione del crociato posteriore sono spesso necessari. Grazie mille a tutti.